È anche vero che da volontari nessuno chiede di fondo uno stipendio, però io sono un fervido sostenitore che i volontari in ogni modo vanno comunque gratificati. Il cane da scovo cerca dove lì il cane molecolare, nel bosco il cane molecolare non c'entra, lì inizia il cane da scovo. Ognuno di noi cura il proprio cane come un elemento della famiglia. Quando abbiamo un'emergenza grande come può essere un terremoto, un'alluvione o un grande evento sismico, è probabile e diciamo possibile che le normali telecomunicazioni non funzionino nell'immediato. Protezione civile. Ne avrete sentito parlare tantissime volte. Tragedie come quella dell'Irpinia nel 1980, prima ancora del Friuli, mossero un ministro di allora che divenne proprio ministro nell'82 per il coordinamento della protezione civile, Giuseppe Zamberletti, a istituire in Italia questo importante supporto e a dare l'input al volontariato. Siamo a Cerreto di Spoleto, una delle tante tendopoli che è stata allestita in Umbria, ma molto vicini al confine con le Marche e al confine anche con il Lazio, la provincia di Rieti, che è stata recentemente colpita dal sisma. Conosceremo dei volontari tecnicamente addestrati, perfetti, un'unità cinofila ma anche sanitaria, le Aquile di Spoleto, e vedremo come il nucleo di protezione civile, i tanti nuclei di volontari, siano supporto perfetto alle forze dell'ordine e soprattutto ai vigili del fuoco deputati all'intervento immediato e ai primi soccorsi in caso di cataclismi come questo. Making our way through the country. Abbiamo parlato molte volte dell'Italia che piace, l'Italia che mi piace, i volontari, e siamo quest'oggi sotto la pioggia in una giornata che sembra una giornata di marzo ma siamo agli inizi di settembre nel comune di Cerreto di Spoleto con il gruppo dell'unità cinofila Le Aquile che valorosamente sotto questo maltempo sono qui con me e ve li vado subito a presentare a partire dalla presidente che trovate sulla sinistra del teleschermo che è la signora Antonella Fedeli. Ben arrivata sotto la pioggia di Cerreto. Ben arrivati anche voi. Grazie. Poi abbiamo una giovane ragazza che è Alessia Rossi. Buongiorno. Buongiorno ad Alessia Rossi. Poi abbiamo anche il nostro amico che viene da Narni e che si chiama Marcello Tamburini. Buongiorno anche a voi. Bene, poi qui dietro di me, dietro le spalle, c'è la signora Renata Schmidt, visto che parlavamo dalla Germania. Da dove viene dalla Germania? Lei da Duisburg. Da Duisburg, perfetto. Che regione? È vicino Olanda. Benissimo, quindi proprio al nord della Germania, quasi al confine. Dietro di me c'è il coordinatore del tutto e anche l'educatore di questi cani, che è il dottor Dante Rossi. Grazie, buongiorno. La volontaria Morena Musco. Buongiorno a tutti. Il vicepresidente Giuseppe Gasperini. Buongiorno. L'ingegner Roberto Petrini, che è anche il responsabile delle telecomunicazioni radio. Buongiorno a tutti. David Petrini. Buongiorno a tutti. Giovane volontario, ma anche pezzo forte per quanto riguarda, visto che è giovane, i lavori più pesanti. Abbiamo il signor che abbiamo qui con me, che si chiama Massimo San Filippo. Buongiorno. È molto importante il lavoro che fate, anche perché non siete nuovi, siete già stati nel 94 in Piemonte per l'alluvione della zona dell'Alessandrino, siete stati poi nel terremoto dell'Aquila del 2009 e siete stati per quanto riguarda altre calamità naturali a Genova, a Senigallia ed ora anche qui in Umbria, Marche e Lazio per questo terremoto, diciamo, del displuvio tra queste tre regioni che continuano purtroppo le scosse, alcune le abbiamo sentite anche poco fa, anche se di minore entità. Io volevo chiedere a uno di voi, uno a caso, ecco, prendiamo ad esempio il vicepresidente, il signor Giuseppe Gasperini. Ecco, signor Gasperini, il vostro lavoro è un lavoro fondamentale, ma voi non siete partiti soltanto come protezione civile per quanto riguarda le calamità naturali, voi avete fatto anche lavori di ricerca sugli scomparsi. Sì.
Esatto, infatti noi siamo negli Astrigani che fanno anche ricerca di persone disperse, vari gruppi, siamo stati sia alla Betone, siamo stati sia alla zona di Spoleto, abbiamo fatto queste ricerche. Chiederei al nostro amico, il signor Marcello Tamburini, una differenza tra cane molecolare, del quale sentiamo parlare spesso, e i vostri cani che invece sono cani da scovo, lei mi diceva prima. Certo, cioè, il cane particolare segue tipicamente una molecola di una persona singola, mentre il cane da scovo cerca dove lì il cane molecolare, nel bosco il cane molecolare non c'entra, lì inizia il cane da scovo. Ecco, quindi il cane da scovo è un cane che segue un qualsiasi tipo di effluvio, di odore. Esatto, esatto, da dove l'effluvio è più forte loro lo segnalano. Presidente Fedeli, voi addestrate questi cani, sono cani di vostra proprietà, quindi non è che voi avete una scuola, ma avete imparato ad addestrare questi cani, che ormai c'è una sorta di contemperazione tra voi gli stessi, devo dire. Sì, assolutamente, ci sono delle persone che hanno fatto dei corsi specifici e quindi sono gli educatori che noi abbiamo nel gruppo che insegnano a noi a saper condurre il nostro cane. Ognuno ha il suo cane personale, vive a casa con noi, quindi non sono cani abbandonati tutti insieme come qualcuno può pensare. Ognuno di noi cura il proprio cane come un elemento della famiglia. Da 60 giorni fino a 2 anni e mezzo della sua età, 3 anni, per prendere questo brevetto è un lavoro costante tutti i giorni, ripetuto, passione. Ecco, voi siete dei volontari, fate un altro mestiere, ma siete di supporto assolutamente indispensabile alle forze di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, a quanti si adoperano per tutto questo. Voi lavorate, lei è la responsabile, ingegner Petrini, della telecomunicazione, voi lavorate anche attraverso delle radio. Allora, il discorso delle telecomunicazioni è di vitale importanza soprattutto quando siamo in emergenza. Quando abbiamo un'emergenza grande come può essere un terremoto, un'alluvione o un grande evento sismico, è probabile e diciamo possibile che le normali telecomunicazioni non funzionino nell'immediato. Quindi è fondamentale avere il supporto delle radio, quindi dei radiotrasmittenti che operano una certa frequenza, per poter garantire le comunicazioni fra i vari paesi che sono colpiti dal sismo oppure dall'evento in primo luogo, ma anche per la comunicazione della squadra che possa operare in piena sicurezza. Io quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, che ho visto il servizio in televisione, che ho visto dei ragazzi che stavano operando così, e ho capito di questa associazione, cioè siamo a fare parte della protezione civile e a dover imparare cose nuove. Voi curate anche l'aspetto sanitario, curate anche le strutture, fate dei corsi appositi, avete gruppi elettrogeni, nulla o quasi vi è rimborsato, tutto a vostro carico. Assolutamente sì, come già hai detto, a parte quando troviamo le persone, ognuno di noi deve essere in grado di capire che tipo di lesione, prestare un primo soccorso, una respirazione bocca a bocca, perché noi facciamo anche il sanitario con il decreto ministeriale che ce lo consente. Molti di noi hanno gli attestati per usare il defibrillatore, quindi questa è una cosa basilare oggi come oggi. Inoltre parecchi di noi hanno tanti corsi alle spalle, perché devi essere in grado di sapere usare la nostra idrovora, di sapere operare in una cucina, in un campo terremotato, perché comunque le leggi ti impongono che tu devi avere gli attestati. Un appello ai nostri governanti a che il vostro lavoro possa essere inquadrato come al lavoro autentico, non più volontario. Quello che chiediamo è diciamo al governo, ma di fondo che chiediamo alle istituzioni, è di poter in qualche modo dare un riconoscimento a chi opera, perché poi è un lavoro costante, e comunque 2, 3, 4 giorni alla settimana sono impegnati in questa attività. È anche vero che da volontari nessuno chiede di fondo uno stipendio, però io sono un fervido sostenitore che i volontari in ogni modo vanno comunque gratificati. Una volta che sei in sicurezza tu, puoi mettere in sicurezza colui che aiuti, e per mettere in sicurezza colui che aiuti devi fare dei corsi che sono a volte gratuiti dalla regione, a volte che ci paghiamo noi, come tante altre cose, perché i volontari come volontari non guadagnano niente. Anzi, togliamo tempo e risorse alle nostre famiglie per aiutare il prossimo. Qualcuno lo apprezza e qualcuno no.
Dietro vedete infatti le tende che proprio loro hanno montato, non soltanto qui in tutto il comune di Cerreto di Spoleto, ma vengono anche da Amatrice, dove hanno fatto praticamente un lavoro di supporto al disastro che c'è stato nel paesino della provincia di Rieti, e il loro lavoro di addestramento, di presenza, di supporto, devo dire che va preso in considerazione. Grazie a tutti da Cerreto di Spoleto. Making our way through the country.